Ciao a tutti, finalmente sono qui con un nuovo video e innanzitutto però volevo ringraziarvi perché abbiamo superato le 1000 iscrizioni. Io non so come questo sia possibile, ma così è stato, quindi sono veramente contenta perché mi ricordo ancora le prime volte, in cui i primi tempi, che è stato quasi un anno fa, in cui ero contenta quando eravamo in 10, quindi figuriamoci, abbiamo superato i 1000 abbondantemente, quindi grazie. E sto cercando di abituarmi, come mi è stato fatto notare, a guardare l'obiettivo e non lo schermo della videocamera. Spero che si abbia qualche effetto, anche se è un po' difficile perché proprio sotto la videocamera c'è una lucina bianca sparaflesciante che mi rende ciecata, quindi non so quanto riuscirò in questo intento. Io però ho da farvi vedere tipo più di 30 volumi, cioè una cosa folle, perché adesso vedremo tutti, vi parlerò un po' degli acquisti che ho fatto da metà maggio a tutto giugno, quindi insomma anche inizio luglio, essere sinceri, quindi comunque sarà un sacco di roba, quindi non so quante parti verranno. Mettetevi comodi, vedetevi dilazionati, quindi bando alle ciance e partiamo subito. Iniziamo con i recuperi del mese, che come ormai sapete sono Aria 5, 6 e 7. E Aria è un manga che mi sta piacendo veramente tantissimo, ne recupero uno o due al mese circa, vengono 4,20 euro l'uno della Star Comics, ed è una storia rilassante, leggera, che però pone l'accento su alcune cose importanti con una leggerezza, una delicatezza veramente indescrivibili. Io continuo a consigliarlo tantissimo se avete voglia di leggere qualcosa di diverso. Mi dispiace molto essermelo perso all'epoca della prima pubblicazione, ma sto rimediando. E oggi ho diviso un po' così i recuperi, ora vediamo i manga che si sono conclusi in questo periodo. Innanzitutto si è concluso, ormai lo sapete che io amo questo manga, Le situazioni di lui e lei di Masami Tsuda. Uno shoujo spettacolare, sicuramente uno dei migliori arrivati in Italia, una storia di crescita incredibile e un finale che veramente ti lascia soddisfatto. Già praticamente molte cose si erano concluse il numero prima, questo è la ciliegina sulla torta. Questo ovviamente è la Big Love Edition, come ormai sapete, quindi la ristampa della Dainit, che aveva proposto ogni volta due numeri in uno, praticamente a 6,90 euro. Questo è l'unico più piccolo, credo sia il numero 21 della vecchia edizione, che è rimasto spagliato senza un compagno con cui accorparlo, infatti viene anche un pochino di meno, è venuto all'ottimo prezzo, ottimissimo prezzo, neanche mi ricordavo, di 3,90 euro per un'edizione con la sovraccopertina. Direi proprio che niente male. Vi ricordo che gli altri costavano 6,90 euro, ma avevano il doppio delle pagine, quindi un ottimo ottimo prezzo se cercate un bello shoujo, avete intenzione magari di iniziare con questo genere, o cercate uno shoujo che parte scolastico ma si evolve, questo io lo consiglierò sempre assolutamente. Si è concluso questo mese col numero 2, Le viole son blu di Yuki Obata, autrice del più famoso Bakugan Ita, e la Flashbook ci ha proposto questa miniserie in due numeri, questo è il secondo a 5,90 euro. Mi ero ripromessa di farvi una bella recensione una volta uscito il numero 2, ma ciò non è stato possibile, cioè non è possibile perché causa trasloco, ho il primo numero non so bene dove, cioè più o meno un'idea ce l'ho dov'è, però non posso aprire gli scatoloni per tutta una serie di motivi che ora non vi sto a spiegare, insomma. Penso che fino ad agosto settembre non potrò mettere bene a posto i fumetti. E quindi il primo numero ancora chiuso negli scatoloni non l'ho ritirato fuori, sinceramente, perché è già un macello casa così com'è. E qui sembra, già qua c'è stato un bustone, insomma, quello è una piccola parte del caos che regna sovrano. Tornando alle viole son blu, è stata una piacevole scoperta. L'ho preso perché amo molto Bakugan Ita, quindi volevo leggere qualcosa di questa autrice, per di più breve, quindi non c'erano problemi di spesa eccessiva, e mi ha colpito perché è una storia adolescenziale di un amore che pare a senso unico. Praticamente non ci sono cliché, trame viste o riviste, cioè l'analisi, cioè tutto si basa sulla psicologia dei tre personaggi più importanti della storia, sui loro pensieri, soprattutto sui pensieri della protagonista ovviamente, e su poco altro, cioè di trama, se vi dovessi spiegare bene la trama, cosa succede o non succede, forse ci sarebbe anche relativamente poco alla fine, ma c'è molto di descrizione dei personaggi, questo fa sì che comunque tu appunto hai a che fare con dei personaggi e non con delle fotocopie di altri 53.700 shoujo che vi ho letto finora. Quindi è una lettura molto piacevole,
Solo che ovviamente non decolla, cioè non lo so, gli manca quel qualcosa per essere indispensabile, però si è cercato uno scioggio poco impegnativo e comunque con appunto una caratterizzazione psicologica interessante, se non altro per la media di quello che viene pubblicato in Italia attualmente. Io lo consiglio, Le Viole sono blu. Si è concluso questo mese, finalmente, dobbiamo dire, Midori Days 8 di Kazuro Inoue. Per J-pop al prezzo di 6 euro. Finalmente, 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 perché ultimamente la J-pop per fortuna ha ripreso degli ottimi ritmi, cioè ha preso perché non ce li aveva mai avuti prima degli ottimi ritmi di pubblicazione, quindi gli ultimi due numeri di Midori Days sono stati puntuali e sono arrivati tranquillamente. E io avevo letto in giro quando lo compravo che Midori Days era uno shonen carino con un finale che aumentava di molto il livello della serie e ora lo posso confermare. Questa serie ha un finale molto bello, anche importante secondo me, e ha veramente risollevato tanto tanto tutto quello che c'era finora, perché Midori Days, l'ho già spiegato, purtroppo è molto poco conosciuto, però uno shonen, una commedia romantica molto carina, in cui un ragazzo praticamente si trova, un ragazzo attaccabrighe, rissoso, si trova un giorno con una ragazza sulla sua mano destra, quindi inizierà questa convivenza tra i due, contornati da altri personaggi. È un manga che si basa soprattutto sull'umorismo, comunque, perché ovviamente questa strana coppia di protagonisti dà luogo a delle scenette divertenti insieme a dei comprimari pazzi, dall'otaku maniaco delle bambole, a una ragazza che la vuole vivisezionare, a una ragazza americana estremamente espansiva. Insomma, c'è un parco personaggi molto simpatico e particolare. Che soffre purtroppo questo manga verso la metà a un calo, perché diventa pieno di scenette comiche un po' ripetitive, forse. Invece, negli ultimi, già nel numero scorso, in questo, il livello si rialza molto. E quindi c'è anche molto sentimento, molte decisioni importanti. Mi è piaciuto tanto. Se cercate una commedia romantica, tutto sommato leggera, ma che non sia banale, io lo consiglio Midori Days. È poco conosciuto e spero che, insomma, possa avere un po' più di successo, perché secondo me se lo merita. È veramente una cosa particolare rispetto alle altre. Poi, della serie I Miracoli Esistono, si è concluso Sayuki Reload. Sono usciti, la Dynamite ha fatto uscire insieme il 9 e il 10, ad opera di Kazuya Minekura. La serie ormai infinita di Sayuki, che secondo me non finirà mai, mai avrà fine. Perché ovviamente uno pensa, mazza, appunto Sayuki Reload, la trama arriverà a un punto di svolta. E no, ma anche no. La trama si concluderà, e no, 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 no. Cioè, un punto di svolta forse, ma una conclusione certo no. Tanto per cambiare. Come già sapete, la prima serie era Sayuki, poi c'è Sayuki Reload, ora è partita in Giappone Sayuki, non mi ricordo neanche più come si chiama. Quello di Sayuki è un universo che ormai la Minegura porta avanti da diversi anni, un po' a rilento. È la storia di questi quattro personaggi che si trovano a compiere insieme un viaggio. Motivazioni: fermare l'anomalia delle anomalie che impazzano nel mondo in cui i nostri protagonisti vivono, in cui i demoni sembrano completamente aver perso la ragione. Più con in realtà un sacco di cose sullo sfondo di cui ancora non si capisce una benemerita mazza. Questo è un pochino irritante, Lisa Yugi. Dopo tanti numeri, tu ancora non sai bene chi, cosa, perché stanno andando a combattere contro chi, cioè. Ci sono tante tante cose lasciate ancora in sospeso, però il manga è abbastanza famoso, l'anime è stato trasmesso su MTV a più riprese. Comunque io lo trovo piacevole, è un po' snervante perché sono veramente tanti anni che va avanti, ogni volta vedi che comunque vengono aggiunti nuovi personaggi, aggiunte nuove questioni, nuovi interrogativi, ma di risoluzione ce n'è sempre molto poca. Si aggiunge tanta carne al fuoco, però. Boh, allora a me dà questa impressione, quindi lo seguiamo sia io che mio marito. E infatti abbiamo la serie di Sayuki doppione addirittura, poi una ovviamente l'abbiamo rivenduta. Però una serie io non so se consigliarla, perché non sapendo dove andrà a parare non me la sento. Più interessante potrebbe essere il Sayuki Gaiden, che la Dynamite pubblicherà a luglio proprio, mi pare, se non sbaglio. Perché parla, se non sbaglio, delle vite precedenti dei quattro protagonisti di una serie conclusa, dovrebbe essere tutto un arco continuativo, un inizio e una fine, spero. Lo comprerò perché alla fine a Sayuki siamo affezionati ed è comunque piacevole da leggere senza aspettarsi che si arriverà mai a una conclusione.